Un buongiorno a tutti, un buongiorno del Signore a tutti noi in questa 24esima domenica del tempo ordinario. I versetti che stiamo per ascoltare in questa domenica concludono la prima parte del Vangelo di Marco che ci sta accompagnando nel tempo ordinario di questo anno liturgico e ci introducono nella seconda parte. Così oggi lasciamo la sezione dei pani per entrare nella cosiddetta sezione della via di Marco. Vedremo che si tratta sì di una via geografica percorsa da Gesù nel suo snodarsi da Cesarea a Gerusalemme, ma è soprattutto la via teologica che il Figlio dell'uomo vuole farci percorrere. Lungo questa via egli rivela il suo destino e contemporaneamente le esigenze della sequela. I biblisti direbbero che si tratta dunque di un testo cristologico e insieme ecclesiologico. Ora ascoltiamo il brano del Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Dicevamo che siamo al centro del Vangelo di Marco. E finora la gente si chiedeva sempre di Gesù ed anche i discepoli. Ora cambia il registro. Non siamo più noi a domandare, ma è lui che domanda: chi sono io? Non è che Gesù sia in crisi di identità, vuol semplicemente capovolgere il modo di procedere, cosa che sappiamo gli riesce sempre molto bene. Brano che comincia mettendo in luce ancora una volta l'iniziativa di Gesù e dei suoi discepoli, dopo che sono stati a Bezzaida, dove è avvenuta la guarigione del cieco. Di nuovo si mettono in cammino e Gesù inizia un dialogo con i discepoli, come dire che adesso la meta, e qui si può già vedere il salto tra la prima e la seconda parte di questo Vangelo, non è più tanto un luogo. Prima avevamo già visto Gesù come che Gesù invia i discepoli da una parte o dall'altra, torneranno poi in quei luoghi, ma qui è come se di fatto il luogo diventasse il cuore del discepolo. Gesù in questo brano rimane con i suoi discepoli in questo luogo che è la Cesarea di Filippi, che è il punto più lontano da Gerusalemme, dalla Giudea, che Gesù raggiunge. Anche questa collocazione geografica ha la sua importanza. In questo punto più estremo che Gesù raggiunge con i suoi discepoli è mentre è in cammino. Gesù in terra. Gesù non aspetta che si sia in un luogo privilegiato per porre queste domande. Pone questa domanda per strada, lungo il cammino, qualcosa che accomuna ogni persona, perché sulla strada ci siamo tutti. Nel tempio ci può andare qualcuno e qualcun altro no. Per strada invece ci siamo tutti. E lì allora Gesù pone questa prima domanda ai discepoli: gli uomini chi dicono che io sia? È come se facendo questa domanda Gesù chiedesse ai discepoli se hanno fatto da ponte con tutti gli altri, ma anche come se cominciasse già a mettere al centro la questione vera, chi è Gesù. Ma allo stesso tempo è anche come se chiedesse ai discepoli una duplice attenzione. Un'attenzione a lui e un'attenzione anche alle persone che lo seguono. Al Signore stanno a cuore le persone. Non è che Gesù pone questa domanda per un sondaggio d'opinione,
per misurare il numero dei follower o quanti like ha raggiunto il Cristo, ma perché al Signore stanno a cuore le persone, sta a cuore il cammino delle persone, senza esclusioni. Le risposte che i discepoli riferiscono a Gesù rivelano però che la gente ha un tipo di conoscenza di Gesù, che riconosce sì la sua grandezza, ma interpretata con categorie del passato, con esperienze del passato. Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti. C'è questo vissuto del passato che di fatto impedisce il futuro. Si guarda sempre indietro, incapace di cogliere questa novità che è Gesù. Purtroppo, è ciò che a volte respiriamo anche nelle nostre comunità, quello di fissarsi ad interpretare il presente con il passato, non cogliendo un aspetto essenziale. Il presente c'è, il passato non c'è più. Altro modo tipico in cui spesso cadiamo tutti noi è quello di liquidare le domande di Dio e catalogarle con l'ovvietà religiosa. Sappiamo già tutto di Lui, sappiamo tutto, abbiamo addirittura la verità in tasca, definita, bella che confezionata, e questo ci basta e ci avanza. E questo catalogare rigido e implacabile finiamo per applicarlo anche alle persone che ci circondano. Se ho un'immagine di lui o di lei, lui e lei sono quell'immagine che ho nella mia testa. Perciò non può più cambiare, deve corrispondere a quello che penso di loro. Pensare di avere già la verità anche sul Signore, oltre che sulle persone, determinano il modo in cui io vedo la realtà, fino a deformarla e a farle violenza, spesso purtroppo anche fisica. Non è così che si genera, si alimenta e giustifica ogni guerra. L'altro è sempre quello che ho deciso che egli sia. Poi Gesù pone una seconda domanda. Ma voi, chi dite che io sia? È la domanda della fede. Chi è Gesù per me? Io cosa sono per te? Con questa domanda Gesù proietta un evento accaduto allora in un giorno ben preciso di 2000 anni fa nella regione di Cesarea di Filippo nel nostro oggi, affinché questa domanda raggiunga ciascuno. Come spesso assistiamo nei Vangeli, Gesù non moltiplica le parole, ma arriva al nocciolo della questione. Quello che importa, quello che conta davvero è questa relazione personale. Gesù non fa domande che riguardano chissà quali teorie o chissà quale dottrina. Chiede chi è Lui per noi, per me. Cosa significa nella mia vita, ora, senza scomodare il Battista o Elia o i profeti? Ora, che cos'è per me? Chi è Lui per me? È il problema reale della fede, la mia relazione con Lui, con Dio. Altra novità a questo punto del Vangelo di Marco è che finora erano i discepoli, gli scribi, i farisei, la gente a domandarsi chi fosse costui che insegnava con autorità, che faceva segni prodigiosi, ma è proprio Gesù che fa questa domanda: chi sono io per voi? Non è la semplice domanda: cosa hai capito, cosa hai studiato, quanti libri hai letto magari anche la vita di Gesù, quante cose sai di lui? No, semplicemente chi sono io per te? Che non è quante cose sai di me, ma chi sono io come persona reale, che significato ho nella tua vita? E sentiamo Pietro che dà la risposta, che sembra anche giusta. Tu sei il Cristo. È la prima volta che viene nominato Cristo. I demoni l'avevano già detto, ma Gesù gli aveva imposto di tacere. Ora è Pietro a dirlo. È Cristo, è il Messia promesso e atteso. Ma Gesù intuisce subito che dietro a questa affermazione di Pietro, così sicura, ci sia una grossa incomprensione. Per Pietro non può essere che lui il Cristo. Ha guarito una mano inaridita, sfamato per due volte la folla con il pane, camminato sulle acque, guarito la ragazza di Tiro, l'udito e la vista. Insomma, non gli manca nulla per essere dichiarato il Cristo. Insomma, dietro questa parola di Pietro c'è tutto quel mondo di attese, di desideri che Gesù sembra aver realizzato, che però sono i desideri di Pietro. Ossia, si è fatto una propria immagine del Messia. È come se, avesse visto solamente un aspetto di questo Gesù. Ha visto Gesù compiere tutti quei segni incredibili, ma non ha guardato in profondità quei segni.
Allora nella risposta di Pietro c'è sicuramente qualcosa di vero, ma riempito di un contenuto che falsa anche quel poco di vero che c'è. Per questo Gesù rimprovera tutti i discepoli e gli impedisce di parlare. Non è la prima volta che troviamo nei Vangeli questo fatto, questo comando perentorio di Gesù. Sembrerebbe un controsenso. Ciò che Gesù vuole impedire è che parlando in questo modo di Lui è come se parlassero di qualcun altro, di quel Gesù che loro hanno in mente, non di quel Gesù che hanno accanto a loro, su cui stanno faticando ancora ad aprire gli occhi e ad aprire il cuore indurito. La risposta di Gesù all'immagine sbagliata di Cristo, dei discepoli, è una vera e propria doccia fredda. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorge. È bello anche cogliere questa sfumatura dell'Evangelista Marco, che dice che Gesù cominciò a insegnar loro. Un nuovo inizio per curare il loro cuore indurito e conoscere finalmente chi sia Gesù. E Gesù con pazienza, ma con franchezza, svela il disegno di amore del Padre e lo rivela così, mettendosi nelle mani degli altri. Non c'è altro modo, perché qui in gioco è davvero l'immagine di Dio. Non possiamo poi non notare che quando Gesù dice che il Figlio dell'uomo dovrà molto soffrire ed essere riprovato, non dice che sarà riprovato dagli atei, dai pagani, da quelli che non conoscono Dio, ma da quelli che hanno una certa conoscenza di Dio o dicono di avere una certa conoscenza di Dio. Gli anziani, i sommi sacerdoti, gli scribi, insomma tutta gente che frequenta la parola, che si collega a quelle che sono le attese di un intero popolo. Proprio queste persone faranno soffrire il Cristo, il Messia. Allora, dicendo queste parole, davvero Gesù vuole aprire gli occhi non solo ai discepoli di ieri, ma anche a quelli di oggi. Perché poi gli anziani, i sommi sacerdoti, gli scribi non sono gli altri. Siamo noi che come discepoli facciamo fatica ad aprire gli occhi su questo Gesù. Ci accorgiamo allora che dietro la domanda di Gesù, voi chi dite che io sia, si nasconde un'altra verità. Perché mentre diciamo chi è Gesù per me, noi diciamo chi siamo noi e quale Vangelo, quale Gesù stiamo vivendo. E da qui nascono le nostre reazioni, i nostri rifiuti, le nostre delusioni, come quelle di Pietro, perché abbiamo sempre delle attese nei confronti del Signore, perché pensiamo secondo gli uomini, secondo le logiche del mondo e vorremmo che anche il Signore si adeguasse a questa logica. E spesso abbiamo la pretesa di sapere chi sia il Signore, magari senza accorgercene, ma è ciò che facciamo nel manifestare le nostre convinzioni con un certo senso di ostilità verso gli altri, che non hanno ancora raggiunto il nostro livello di conoscenza. Salvo poi scoprire che non ho capito niente di Lui e allora la mia fede vacilla e vado in crisi e finisco anch'io come quei religiosi per riprovare e uccidere il Signore. Perché sono diviso in me stesso. Ricordate il termine greco diavolo, che significa appunto divisione? Il mio disegno non è il suo disegno e se non mi riconosco bisognoso di essere liberato da questo male, male interiore, non potrò mai riconoscere l'ultima parola della risurrezione, della grazia che ridona ogni volta la vita. Perciò Gesù dice a Pietro, dice a noi, va dietro a me, Satana. Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. In questo modo Gesù non lascia che l'ultima parola sia quella dell'incomprensione del discepolo, perché questa parola è la stessa parola che Gesù gli ha rivolto quando l'ha incontrato la prima volta, quando l'ha chiamato sul Mar di Galilea e dice a lui e a suo fratello Andrea, venite dietro a me. E dopo aver chiamato a sé Pietro e i discepoli, chiama anche la folla. Anche di fronte all'incomprensione di Pietro, alle nostre incomprensioni, Gesù chiama, non desiste, rivelando anche in questo l'amore per i discepoli e per la folla, e quindi anche per noi. Non li abbandona alle loro incomprensioni, li ricerca continuamente. E parla loro dicendo in brevi battute quella che è chiamata ad essere, in sintesi, la vita del discepolo, con alcune caratteristiche essenziali. Innanzitutto, se uno vuole venire dietro a me, cioè il primo richiamo che Gesù fa, è alla libertà di queste persone e al desiderio di queste persone.
Quello che Gesù propone qui è venire fuori dalla schiavitù, se vuoi, se desideri, se qualcuno vuol venire dietro a me. Lo stesso invito fatto a Pietro poco prima. E si capisce subito allora che questa chiamata di libertà è una chiamata di amore. Se una persona mi lascia libero è perché mi vuole bene. Se non mi impone niente, se non mi costringe, vuol dire che mi rispetta. Gesù non minaccia mai nessuno, né allora né oggi. Diceva Rahner che noi uomini siamo così bravi che sappiamo come condannarci all'inferno da soli. Se c'è questo desiderio, se c'è questa libertà dell'andare dietro a lui, allora, dice Gesù, se uno vuole davvero questo, allora rinneghi se stesso. Parole queste che all'inizio possono sembrare in totale contrasto con quel richiamo alla libertà, ma quel rinnegare vuol dire non tanto non cercare la felicità, ma piuttosto, proprio perché cerco la felicità, sono chiamato a combattere quello che c'è di falso, di male dentro di me. È la battaglia dei santi e dei beati, che come diceva San Francesco, la perfetta letizia è aver vinto su se stessi. Questo è il punto. E questa parola di verità che pronuncia Gesù non è la vita cristiana, è la vita. Ogni persona si scontra o può scontrarsi con quella parte inautentica di sé che le impedisce di raggiungere la felicità. Qui si giocano le nostre scelte. E queste parole nette e chiare, rinnegare se stessi, ci aprono gli occhi. E ciò che ha appena sperimentato anche Pietro, il rinnegare se stessi svela il pensiero degli uomini, che è poi ciò che Gesù ha rimproverato a Pietro. Allora, nella misura in cui si riesce a rinnegare quel pensiero mondano, che le cose debbono andare in quel modo dell'avere, del potere, dell'apparire e così via, sperimenteremo davvero la felicità. Nella misura in cui invece non ci riusciremo, sperimenteremo invece le relazioni come una guerra per imporre il nostro io. Perché o accogliamo questa vita e la viviamo come dono, oppure cercheremo di tenere le mani su questa vita e di far sì che nessun altro ci metta le mani e saremo ciechi, sordi e muti alla vita di Dio e dei fratelli. Infine, come se non bastasse, Gesù sembra voler rincarare la dose. Prenda la sua croce e mi segua. Che cosa vuol dirci in realtà Gesù? Ci sta dicendo di portare avanti quella lotta contro il male che tutti noi portiamo dentro, usando come unica arma quella che per Gesù sarà la rivelazione massima del suo amore per noi, la croce. La croce per Gesù però significa la capacità estrema di amare, come dire, prendi la tua capacità di amare, prendila fino in fondo, non avere paura di questo simbolo di morte, prova a prendere quella capacità di amare che tu hai mettendo in croce il tuo egoismo. E Luca aggiunge nel suo Vangelo ogni giorno. È come se questo versetto fosse il programma di vita di ogni giornata per tutta la vita. E ciò che importa non è dove siamo arrivati, ma riprendere ogni giorno questo cammino. A dove? Dietro Gesù. Prenda la sua croce e mi segua. Segua me, che sono via, verità e vita. Gesù diviene contemporaneamente e modello e sostegno, presenza. Non è un compito che Gesù ci affida e poi ci abbandona al nostro destino. No. Siamo lì, assieme a Lui, chiamati a seguire non quel Gesù che ci siamo costruiti, ma quello che ci ha rivelato il suo Vangelo, il Figlio di Dio che vince ieri, oggi e sempre con la croce.